Lorenzo Flaherty, confessione su Giulia De Lellis, ho un senso di colpa, non la nominerò. Lorenzo Flaherty, la confessione su Giulia De Lellis, ho un senso di colpa, non la nominerò. Tempo di riflessioni al Grande Fratello VIP. Lorenzo Flaherty, tra una sigaretta e una chiacchiera in giardino, ha confessato all'ammaliante Aida Jespica di essere stato assalito nella settimana appena trascorsa dai sensi di colpa. A fargli frullare in testa pensieri autoaccusatori è stata la decisione che ha preso lo scorso lunedì, nominando Giulia De Lellis. Una scelta poi rimpianta. Motivo? La ragazza è giovanissima. In più, da quando è stata nominata è anche diventata più carina, tentando di avvicinarsi di più all'interprete, come lui stesso ha fatto sapere. Andiamo a scoprire qualcosa in più. Giulia De Lellis, il rimorso di Lorenzo Flaherty, ho avuto un senso di colpa, non la rinomino. Quello che si svela da Aida Jespica è un Lorenzo Flaherty in versione papà. Un uomo di mezza età che guarda una giovane, in questo caso Giulia, come una figlia e non come una rivale in un gioco televisivo. Ed è proprio grazie a quest'ottica che l'attore fa mea culpa per la nomination data alla De Lellis lunedì scorso, mi è venuto un senso di colpa perché io sono più grande e lei è giovanissima e infatti non la rinomino. Lei questa settimana è stata più carina. Lorenzo spiega alla venezuelana come in effetti a volte abbia perso di vista il fatto che la ragazza sia molto giovane e che quindi, se in qualche comportamento può essere criticata, rimanga comunque una donna di 21 anni. Grande Fratello VIP, chi abbandonerà la casa lunedì 13 novembre? Il lunedì s'avvicina e proporzionalmente aumenta la trepidazione sia in casa sia fuori, chi lascerà la casa più spiata d'Italia? Giulia? Cristiano Malgioglio? Luca Onestini? Raffaello Tonnon? Jeremias? Stavolta è davvero difficoltoso fare un pronostico sul futuro eliminato, visto che tutti e cinque gli inquilini che si giocano la permanenza godono di largo seguito di pubblico. Tuttavia la De Lellis e il paroliere sembrano essere i meno indicati a salutare il reality. I due infatti, da quanto emerso finora, sono tra i più amati dai seguaci del programma, avendo schiere di fan pronte a sostenerli e a far sì che la loro avventura possa proseguire fino alla fine.